Nuove esperienze politiche nell'Agrigentino. Nasce il movimento Patto per il Territorio, che raggruppa una serie di amministratori locali, dirigenti d'azienda, operatori sociali, rappresentanti dell'associazionismo, delle arti, delle professioni, del mondo femminile e della società civile. Già si è svolta la prima assemblea di quella che anticipa la nascita del cosiddetto Terzo Polo. I convenuti all'unanimità hanno eletto il sindaco Marco Zambuto quale presidente dell'associazione e si sono dati appuntamento per il prossimo 18 settembre per l'approvazione del programma, delle linee guida e dell'organo direttivo del sodalizio che ha stipulato un patto di solidarietà in difesa del territorio della provincia agrigentina. Intanto è stato nominato un comitato operativo provvisorio di cui fanno parte anche il sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, e i consiglieri provinciali Riccardo Gallo, Rosario Marino e Matteo Ruvolo. E proprio questa mattina alla provincia di Agrigento si è costituito il gruppo consiliare Patto per il Territorio, che sarà composto dai fuoriusciti dal PDL Riccardo Gallo, PDL Alfano e Rosario Marino, PDL AN ancora, da Giovanni D'Angelo, ex UDC, e Matteo Ruvolo, ex MPA Area Granata. Ruvolo è stato designato capogruppo. La data del 18 settembre è strategica perché sarà proprio ad una settimana dalla costituzione di un movimento politico che raccoglie gli scontenti dell'UDC, quelli fuoriusciti dal PDL, tra cui molti finiani e rutelliani vicini all'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli.